lettera di Pizzi inviata all'ASL ha infiammato ieri sera il Consiglio Comunale di Domoli, rassicurazioni del direttore generale Penna. Accordo tra Cooperativa Azzurra e Comune, Omegna riduce a 40 il numero dei migranti e lavora sull'integrazione. È tornata agibile l'abitazione sfiorata dallo smottamento di Maggio a Cireggio, ora si procederà alla posa di una rete paramassi. Resta la cronica mancanza di mezzi per la polizia provinciale, aperto da un anno il dialogo con la regione Piemonte. Domani parte da 3 giorni di Arona Air Show, frecce tricolori ed altre esibizioni aeree, ma anche mostre ed attrazioni a terra. Ai giochi del Mediterraneo, grande vittoria dell'ornavassese Elisa Longoborghini, capace di dominare la prova di Tarragona. Ben ritrovati dalla redazione di Vicea Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. La richiesta di chiarimenti sulle vaccinazioni nello stesso locale di bambini e migranti inviata dal sindaco di Domodossola Pizzi ai vertici dell'ASL VCO ha fatto il giro di giornali e TV, non solo locali, ha infiammato ieri sera il dibattito in Consiglio Comunale. Non sono razzista e non cerco voti. Semmai il voto l'hanno già espresso gli italiani a livello nazionale dicendo come la pensano sull'immigrazione e a livello locale votando per noi. Rispedisce al mittente le accuse il sindaco Lucio Pizzi. Lo fa al termine di un consiglio diventato caldo dopo la presentazione di un ordine del giorno del Partito Democratico che lo richiamava a rispettare la Costituzione. Documento bocciato con i 10 voti della maggioranza e votato solo da PD, 5 Stelle e lista Cattrini. L'ordine è nato dalla lettera inviata in giornata da Pizzi alla direzione dell'ASL per chiedere spiegazioni sulle vaccinazioni di migranti e bambini nello stesso locale. Un'uscita che ha visto la reazione anche degli assessori regionali Ceruzzi e Saitta, oltre che la risposta del direttore dell'ASL. L'attacco più pesante ieri sera Pizzi l'ha ricevuto dal consigliere dei 5 Stelle Monica Corsini. Ad un certo punto del suo intervento ha detto: «Non mi considero per nulla appartenente alla sua razza, sono inorridita. C'è disagio in me ad essere accomunata a persone come lei, un sindaco narciso. Basta sceneggiate, lasciamole agli attori». Contro Pizzi anche il consigliere PD Rosario Mauro. «Basta usare questi argomenti. Non vedo in lei un germe razzista, ma io sono diverso e non mi interessa se perdo voti, ma resto sulle mie posizioni». Ed ha invitato provocatoriamente Pizzi a rinchiudere i migranti nel nuovo stadio Curotti. Poi ha chiuso il suo intervento con un «Viva i neger, alegar». A difesa della posizione del sindaco, alcuni consiglieri di maggioranza come Gualtiero Savio e Graziella Giacomello. Il primo ha ricordato che a Domo si rispetta la Costituzione e che questo è un ordine del giorno provocatorio. Il consigliere, medico di professione, ha rimarcato che effettivamente in Africa ci sono patologie più diffuse per cui occorre della prevenzione. Giacomello, invece, ha letto un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui rischi per chi arriva da paesi dove non ci sono vaccinazioni. Ma Pizzi si è difeso da solo. Dice: «Non cerco voti, non sono razzista e non mi sono mai sognato, come Corsini, di dire che non sono della sua razza. Proprio voi 5 Stelle parlate di integrazione e accoglienza e a livello nazionale siete al governo con Salvini. Inevitabile l'attacco al PD sui migranti. Vi accorgete della presenza in città dei migranti? Ma se avete sempre negato ci fossero dicendo che erano solo 30, quando invece me ne sono trovati 120. Pizzi ha anche letto alcuni passaggi della risposta del direttore dell'ASL che conferma che le sedute per le vaccinazioni devono essere differenziate perché non ci sia coincidenza tra vaccinazioni pediatriche e quelle per adulti e richiedenti asilo. La sua linea dunque non cambia, dice Pizzi. La gente è stufa di vedere i richiedenti asilo passare davanti a tutti, non pagare i ticket ed avere tutto gratuito. Gente che ha il fisico dei bodybuilder. Chiediamo perché a Domodossola non abbiamo una sola famiglia ospite, magari siriana, invece abbiamo tutti palestrati, senza contare le donne ospitate per le quali sono dovuto intervenire, ma è meglio non vi dica cosa facessero. Basta sentire le denunce degli inquilini dei palazzi dove erano ospitate per capirlo. E se ne faceva accenno nel servizio, sono giunti i chiarimenti del direttore generale dell'ASL VCO, Angelo Penna. Non c'è alcun rischio di contagio,
anche perché le sedute vaccinali sono separate e organizzate in modo tale che non si incrocino i flussi dei bambini con quelli di soggetti adulti che necessitano di vaccinazione. Sono sedute differenziate, per cui al mattino tendenzialmente vacciniamo bimbi, al pomeriggio e in altre sedute programmate vacciniamo gli adulti. L'ASL inoltre precisa che per i richiedenti asilo la Regione Piemonte ha individuato un unico centro regionale di arrivo e di smistamento Settimo Torinese, dove vengono effettuate visite e screening. Pertanto i migranti accolti nei centri di accoglienza del VCO sono già stati valutati rispetto alle più importanti patologie infettive e trasmissibili, oltre che rispetto a tutte le altre situazioni di rischio che il medico visitatore può individuare. I migranti vengono presi in carico dal Centro Informazione e Salute Immigrati dell'ASL VCO e, se necessario, vengono eseguiti ulteriori approfondimenti diagnostici e terapeutici. Il mio dovere come medico, nonché direttore generale di questa ASL, è quello di tutelare la salute di tutti i cittadini, di tutte le persone che accedono ai nostri servizi. Abbiamo un'attenzione ai bambini, in particolare ci terrei a sottolineare l'importanza che si continui a indirizzare con sicurezza i bimbi a eseguire le vaccinazioni che sono programmate a livello nazionale e regionale e che sono uno strumento utile di prevenzione delle malattie. Il concetto di un diritto alla salute che va garantito a tutti senza discriminazioni è stato ribadito anche dall'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta. Da registrare anche l'intervento di Massimo Ficara, commissario MNS VCO. Saitta latita sui problemi della sanità, ma è rapido con le polemiche, dice, lamentando la mancata risposta dell'assessore su temi quali le liste d'attesa e i costi dell'ospedale a mezza costa sul fianco di una montagna di Ornavasso. Rispetto alla lettera di Pizzi, di un'esagerazione parla infine Bernardino Gallo di SOS Ossola. Nella città di Omegna diminuisce il numero dei migranti e si lavora per la loro integrazione. Omegna riduce il numero dei migranti, però c'è più attenzione verso i richiedenti asilo. Assolutamente sì. Omegna negli anni passati ha avuto un numero molto elevato di migranti. Eravamo arrivati l'anno scorso come giunta ad averne circa 350 e 160 sul territorio. All'insegna di un lavoro di collaborazione con la cooperativa presente, siamo riusciti ad arrivare ad oggi, ad un anno di amministrazione, al numero massimo di 40, che rimane il numero stabilito anche dall'ANCE, che è pari a 3,3 per 1000 abitanti. Quindi Omegna è una città a favore dell'accoglienza, ma di un'accoglienza che abbia un senso sia per chi è ospite sia per chi ospita. Quindi benvenga questa nuova collaborazione con la cooperativa Azzurra e ci auguriamo che possa proseguire anche in futuro. Questo sta a significare che ci saranno anche delle forme di integrazione, insomma i ragazzi non sono solamente, tra virgolette, chiamiamo ospiti, vitti, alloggio, ma in realtà verranno poi integrati nella città o comunque nel territorio. Fin da subito Azzurra si è occupata di fare integrazione sul territorio in una maniera particolare, ossia gli ospiti devono fare volontariato e meritarsi la possibilità di accedere a un lavoro con tirocinio o altre forme retribuite, perché serve a loro stessi per il percorso di integrazione. Oggi come oggi, per ottenere un permesso devono impegnarsi i migranti e quindi giustamente noi favoriamo questa cosa dando loro una mano sia sul discorso del volontariato sia aiutando loro, mettendoci in relazione con le aziende e centri per l'impiego, per riuscire a trovare lavoro, sempre in rispetto che prima vengono i cittadini del nostro territorio. Un 58enne di Dormelletto è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto alle 8.30 di oggi lungo la strada statale 32 di Ramazzone nel comune di Gattico. L'uomo era in sella ad una Vespa quando si è scontrato con una BMW guidata da un 50enne. Con un'ambulanza del 118 è stato trasportato al Dea del Santissima Trinità di Borgo Manero, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe, secondo i medici, in pericolo di vita. Per stabilire le cause che hanno originato l'incidente hanno effettuato i rilievi gli agenti della Polstrada di Borgo Manero. I carabinieri di Domodossola hanno denunciato un uomo di Borgo Mezzavalle.
Ubriaco, ha provocato un incidente e poi si è scagliato contro i soccorritori. Denunciato un 39enne di Borgo Mezzavalle per lesioni, resistenza, minaccia pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L'uomo, intorno alle 19.30 del 16 giugno, era uscito di strada in località Pontemaglio. Era alla guida di un furgone con targa svizzera in direzione Domodossola quando è finito in una scarpata. Un passante ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Domodossola, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Si sono trovati di fronte l'uomo in piedi fuori dal furgone, in stato confusionale per l'alcol, che inveiva contro chiunque si avvicinasse. Si è rifiutato di farsi visitare dai sanitari, di dire il proprio nome, di sottoporsi all'etilometro e poi ha inveito contro i vigili del fuoco che si sono avvicinati per mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Ha colpito di striscio alla spalla uno dei militari intervenuti, poi ha cercato di aggredire il personale del 118. Il medico ha deciso così di sedarlo con l'aiuto dei militari e di trasportarlo a San Biagio di Domodossola in ambulanza. L'uomo GB lavora in un'impresa edile in Svizzera. Alcuni precedenti. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata anche la patente di guida. Nel corso di una partita dilettantistica ha inveito contro l'arbitro e poi contro i genitori dei bambini della squadra ospite. 3 anni di DASPO da parte del questore del VCO nei confronti di un allenatore di una squadra di calcio. I fatti risalgono alla primavera. A causa del comportamento violento e minaccioso del mister, la partita è stata sospesa per alcuni minuti. Per calmarlo erano dovuti intervenire 2 dirigenti e l'arbitro. La vicenda ha avuto anche strascichi giudiziari. Sono tornati a casa gli abitanti della villetta di via Fogno a Omegna, sfiorata da uno smottamento 1 mese e mezzo fa. È tornata agibile l'abitazione della famiglia De Filippi. I lavori in via Flogno di Pontebria, località della frazione omegnese di Cireggio, stanno procedendo molto celermente. L'area è stata sgombrata dai detriti discesi nella tempestosa notte tra il 6 e il 7 maggio e così la casa è tornata sicura. La seconda parte dell'intervento prevedrà la posa di una rete paramassi al di sopra dell'edificio. Un paio di settimane ancora il cantiere verrà definitivamente chiuso. Intanto la famiglia De Filippi ha potuto interrompere il proprio alloggio temporaneo in un bed and breakfast di Bagnella. Il geologo nel suo ultimo sopralluogo ha ritenuto che l'abitazione fosse tornata agibile, non essendoci più detriti in bilico, spiega l'assessore ai lavori pubblici di Omegna Stefano Strada. Soltanto in caso di allerta meteo 2 la famiglia De Filippi dovrà momentaneamente lasciare la casa fino a quando non sarà piazzata la rete paramassi che completerà l'intervento. I lavori sono stati resi possibili grazie ad un contributo regionale pari a 80.000 euro. Non appena sono stati stanziati i fondi, la ditta incaricata ha iniziato l'intervento. Nel giro di qualche giorno il cantiere chiuderà, ma intanto il primo importante obiettivo è stato raggiunto: rendere nuovamente agibile l'abitazione per far tornare alla normalità la famiglia De Filippi. Una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta intorno alle 14.10 a Nebbiuno in via Case Sparse in località Poggio Radioso per soccorrere una donna di 76 anni rimasta incastrata con un braccio nel cancello di un'abitazione. La donna, dopo essere stata liberata, provata dal dolore e dal tempo passato prima di riuscire a chiamare i soccorsi, circa un'ora è svenuta e la squadra le ha somministrato dell'ossigeno prestandole i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del 118. Prosegue l'attività della Polizia Provinciale del VCO a tutela della nostra fauna. Ieri 2 animali sono tornati in libertà dopo le cure, ma resta la cronica mancanza di mezzi a disposizione degli agenti. Sono gli angeli custodi degli animali dei nostri boschi, dei laghi, delle montagne. Sono la Polizia Provinciale e il dottor Uberto Calligarici e la moglie che soccorrono e curano la nostra fauna. Ieri 2 pazienti sono stati dimessi, sono tornati in libertà. Si tratta di un germano reale che, uscito dal trasportino, subito si è lanciato nell'ebbrezza del volo, lo vediamo sotto gli occhi soddisfatti dei soccorritori. E poi un capriolo che si è invece soffermato prima di correre via, quasi a voler ringraziare e salutare i suoi amici a 2 zampe. Era stato soccorso dai vigili del fuoco di Verbania, sì, tra gli angeli ci sono anche loro, ad Arizzano. Era rimasto intrappolato in una recinzione che gli aveva provocato un'estesa ferita alla testa con perdita di un corno. L'animale era rimasto bloccato per molto tempo tra i fili di ferro e la ferita si era infettata. Ora è completamente guarito. Il dottor Calligarici torna a rimarcare l'importante lavoro della Polizia Provinciale che però, stante la cronica mancanza
mancanza di risorse della provincia, continua a utilizzare mezzi propri per mantenere attivo il servizio in una provincia che si vanta di essere una delle prime in Italia per biodiversità, conclude il veterinario. Da un anno con il presidente Costa abbiamo aperto un'interlocuzione con la regione Piemonte per la mancanza di mezzi, spiega il vicepresidente provinciale Riccardo Brezza. Quando da Torino giungerà l'ok sarà possibile dare nuove dotazioni agli agenti. Nella sostanza alcuni mezzi regionali saranno messi a disposizione della provincia. Si torna a parlare del progetto che vorrebbe collegare gli impianti sciistici di Devero e San Domenico. Sentiamo perché. Il progetto Avvicinare le montagne relativo al collegamento tra l'Alpe d'Evero e San Domenico continua a far discutere. È di qualche giorno fa una petizione lanciata sul portale web CERG.it in cui viene messa in cattiva luce la proposta sostenuta dalla provincia e dai comuni di Varzo, Trasquera, Baceno e Crodo, oltre che da San Domenico Schi. La raccolta firme non è assolutamente piaciuta al presidente del VCO Stefano Costa. Sono state scritte cose non vere e a breve faremo una segnalazione ufficiale, commenta. Ho sempre detto di essere disponibile al dialogo e al confronto, ma molte persone, piuttosto che sedersi intorno ad un tavolo, preferiscono proseguire la diatriba in maniera fuorviante e pretestuosa. Ma cosa c'è scritto sulla petizione? Ci sono molte imprecisioni, aggiunge Costa. In primo luogo si dice che il Devero è minacciato da questo progetto, ma in realtà non è assolutamente vero, visto che non verrà realizzato nulla senza il consenso di tutti. Nessuno vuole il degrado del Devero, nessuno vuole danneggiare il paesaggio e l'ambiente, tanto che per l'intera durata della procedura vigileranno appositi organismi competenti che valuteranno ogni intervento. Sul documento disponibile online si dice anche: il piano mira a collegare l'Alpe d'Evero a San Domenico tramite una funivia di 60 posti con grandi piloni e due enormi stazioni, un impianto nuovo non consentito in un'area tutelata. Su tale passaggio la risposta di Costa è chiara. Viene detto il falso perché il master plan non comprende un simile intervento che non è oggetto di discussione. Inoltre sulla petizione si legge che il progetto porterebbe benefici per pochi e certamente danni irreparabili e permanenti per tutti. È un documento ricco di dietrologia gratuita e populista, conclude Costa. Siamo disponibili al confronto, non a leggere certe affermazioni parziali e superficiali. È finito il conto alla rovescia per Arona Air Show 2018 del Lago Maggiore. Domani inizia il weekend con le frecce tricolori. Ricordiamo che sabato e domenica le evoluzioni aeree e l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale saranno trasmesse in diretta da VCO Azzurra TV. In entrambe le giornate si comincia alle 13.45. Prende il via domani, venerdì, la seconda edizione di Arona Air Show, manifestazione che si articolerà su tre giornate. Ci attesa per l'evoluzione di domani del team acrobatico IAC Italia, quattro aerei IAC 52 che voleranno dalle 17 sullo spazio di lago antistante Arona e paesi confinanti, su uno dei quali prenderà posto il sindaco Alberto Gusmeroli. Dal pomeriggio di venerdì, i giardini del lungolago di Arona si trasformeranno in un percorso tematico sull'aviazione. Si potranno ammirare negli stand dell'Aeroclub di Vergiate modelli di aerei in scala, un aliante, un elicottero ultraleggero e diverse tipologie di deltaplani. Prodea Group offrirà un'area lounge con un puff, ombrelloni e un'area gioco per i più piccoli. Sponsor ed espositori allestiranno spazi legati al mondo dell'aviazione. I giardini ospiteranno inoltre un grande planetario con un razzo vettore Saturn appartenenti all'Associazione per la divulgazione astronomica e astronautica. Nella sala Tommaso Moro del Comune è allestita la mostra Nel segno del cavallino rampante, Francesco Baracca, tra mito e storia, mentre nel salone Merzagora di Via della Liberazione, dalle 15, saranno esposti i disegni dei ragazzi delle scuole aronesi sul tema delle frecce tricolori. Venerdì dalle 19.30 in piazzale Aldo Moro si potrà ammirare Arona attraverso l'ascesa in mongolfiera, attività riservata in particolare ai più piccoli. Novità di quest'anno, le evoluzioni di due elicotteri Augusta nelle giornate di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. Sabato alle 18.30, dopo il confermato programma del pomeriggio, sarà possibile il contatto diretto con i piloti delle frecce tricolori in piazza San Graziano. Si tratterà di un saluto accompagnato dalle note della nuova filarmonica aronese.
rafforzato il programma dei trasporti pubblici per raggiungere Arona domenica. 4 treni speciali partiranno da Busto Arsizio alle 10.50, 11.50, 12.50 e 13.20. Altrettanti saranno in partenza da Arona e a partire dalle 16.36. Corse aggiuntive anche dalla città di Novara alle 9.12, 11.12 e 13.12. 3 i rientri speciali a partire dalle 16.07. Gli organizzatori suggeriscono di raggiungere Arona con i mezzi pubblici. Aperti per gli automobilisti diversi parcheggi straordinari, sia sabato che domenica. Vogogna è sulla vetta nazionale dei comuni virtuosi per i rifiuti. Ieri a Roma il sindaco Enrico Borghi ha ritirato il premio Comuni Ricicloni 2018 dal presidente nazionale di Legambiente. Vogogna si è dimostrato un comune rifiuti free in quanto la raccolta differenziata funziona correttamente. Il sindaco Borghi commenta: dopo le recenti scelte sull'ampliamento del Parco Nazionale della Val Grande, ora questo riconoscimento premia la grande cultura civica dei nostri concittadini, veri protagonisti di questo traguardo. A Vallanza nel fine settimana la prima edizione della Lumberjack Cup, evento voluto dalla Proloco Verbanese. Bilancio positivo e buona accoglienza del pubblico per la prima edizione della Lumberjack Cup a Verbania, nonostante un momento di pioggia che ha interrotto temporaneamente la competizione. Sul lungolago di Pallanza, una gara internazionale di taglio, sezionamento e abbattimento di tronchi in 6 discipline, una competizione che rievoca in chiave sportiva il lavoro dei boscaioli. A colpi di motoseghe, asce e seghe a mano, i concorrenti non hanno mancato di appassionare il pubblico. Ad imporsi è stato Andrea Rossi, seguito da Nils Müller e Stefano Dvarka. Grande interesse hanno suscitato anche gli artigiani artisti impegnati per tutta la giornata nella creazione di sculture in legno. La manifestazione è stata voluta dalla Proloco Verbanese. Abbiamo voluto portarla sul lungolago perché comunque siamo circondati dalle montagne e per cui riteniamo che anche questa manifestazione stia bene sul lungolago e sia nel contesto che riguarda i nostri monti e il nostro territorio. Vogliamo cogliere l'occasione per ricordare prossimi impegni della Proloco. I prossimi impegni sono i giovedì musicali, quindi inizieremo il primo giovedì di luglio, quindi tutto luglio ci troverete ogni giovedì a Intra e il 3 di agosto a Pallanza con una bellissima novità. Ecco, e anche questo, portare anche queste serate a Pallanza è un altro passo avanti. È un altro passo avanti e speriamo, insomma, di passo dopo passo, anno dopo anno, di riuscire a rientrare in quello che è il tessuto dei verbanesi, delle associazioni e quindi di rinforzare la collaborazione anche tra le varie, non solo associazioni, ma anche commercianti e titolari di ristorante, ristorazione e bar. Apriamo la pagina sportiva con il trionfo di Elisa Longoborghini nella prova in linea dei Giochi del Mediterraneo. In corso a Tarragona in Spagna in questi giorni, l'ornavassese ha letteralmente dominato la gara e adesso si appresta ad affrontare da protagonista il Giro Rosa. Oro. Dopo il bronzo mondiale di Valkenburg 2012 e dopo il bronzo olimpico di Rio de Janeiro 2016, finalmente arriva un oro. Elisa Longoborghini vince la prova in linea del ciclismo ai Giochi del Mediterraneo che si stanno disputando a Tarragona, nella Catalogna, queste mini olimpiadi per gli stati che si affacciano sul cosiddetto Mare Nostrum. Il circuito di Vilaseca ha esaltato la campionessa ornavassese che ha centrato il primo successo stagionale. Secondo posto per la spagnola Ana Santesteban, mentre al terzo posto un'altra italiana, Erika Magnaldi. Una prova tirannica della poliziotta della Wig Like 5 che sulle salite a metà percorso ha attaccato e salutato la compagnia delle avversarie che l'hanno poi rivista solo al traguardo, dove è planata con ben 3 minuti e 18 secondi di vantaggio sulla spagnola che ha battuto in volata l'altra azzurra. Un successo importante perché se è vero che magari una manifestazione come i Giochi del Mediterraneo possono vedere una partecipazione limitata ai paesi che si affacciano appunto sul mare, questo oro è arrivato di giustezza con un'azione perentoria che non ha lasciato spazio alle avversarie. E poi vincere fa sempre bene al morale. Quando poi lo si fa con la maglia azzurra, con tanto di medaglia d'oro al collo e inno nazionale urlato ai 4:20, è ancora più gratificante. Un successo con vista
sul Giro Rosa, che partirà nella prossima settimana da Verbania e che farà tappa anche Omegna. Chielisa correrà senza troppe pressioni, un giro alquanto duro, nel quale però sa di poter fare bene. Intanto bene è il godersi questa medaglia d'oro. Enhorabuena, Eli. E andiamo sotto canestro con tutte le novità di mercato relative alla Paffoni Omegna. Paffoni Omegna al lavoro in vista della prossima stagione. I cusiani rossoverdi avranno un solo obiettivo nella prossima annata: cercare la promozione svanita in gara 4 playoff contro Piacenza. Le premesse sono ottime vedendo le prime mosse di mercato. Manca solo l'ufficialità e poi Jacopo Balanzoni, molto forte sotto canestro, sarà un giocatore della Paffoni. Si tratta di un giovane emergente pronto a prendere il posto di Marcello Dip. Balanzoni reduce da un'ottima stagione a Lecco. Il centro classe 1993 è stato il miglior giocatore nella valutazione di tutta la Serie B con una media punti di 18.6 a partita. Molto avanzata la trattativa portata avanti dal direttore sportivo omegnese Michele Burlotto per un altro top player, ovvero Alessandro Grande, regista ex Fiorentina. Romano d'origine e di un anno più giovane rispetto a Balanzoni. I numeri di Grande nell'ultima stagione sono stati veramente importanti, quasi 15 punti di media match con il 51% da 2, il 43% dall'arco e l'86% dalla lunetta. Non possiamo nasconderci, dice Marcello Ghizzinardi, coach rossoverde confermato per la prossima annata, la terza consecutiva sulle sponde del Lago d'Orta. Vogliamo salire in A2 e cercheremo di costruire un roster completo e qualitativamente importante. E vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Per il momento è tutto, grazie per averci seguiti e buon proseguimento con le nostre trasmissioni.